Ciao ragazzi e bentornati, io sono Antonio e oggi un nuovo video a tema Harry Potter e abbiamo un video dedicato a una nuovissima raccolta di figurine di Panini che mi entusiasma tantissimo perché è un progetto nuovo e che io non avevo mai visto prima. Si tratta di una guida al mondo di Harry Potter suddivisa in quattro album che arriveranno nei prossimi mesi, ma adesso vi spiegherò tutto. Intanto vi mostro lo starter kit che ho qui tra le mani, che costa solamente 3,90 euro e contiene l'album, due bustine e quattro card limited edition. Naturalmente vi lascio il link sotto in info box al sito Panini e tutti i link utili per acquistarlo. Ma adesso tiriamo fuori l'album dalla sua busta, eccolo qui, e tiriamo via anche tutto il resto. E lo andiamo a vedere più nel dettaglio. Intanto mi piace moltissimo la copertina che ha questo effetto così ruvido ed è plastificata, molto molto bella. E questa raccolta si compone di 100 figurine, e di cui queste 100 figurine troviamo 25 silver e poi abbiamo delle maxi figurine, delle figurine più piccole, quindi ogni maxi figurina divisa in quattro parti da dover attaccare all'interno del nostro album. E ovviamente abbiamo oltre 200 soggetti differenti. Questo primo album è dedicato alle quattro case di Hogwarts, quindi troviamo gli studenti di ogni casa, troviamo i professori di ogni casa, gli stendardi, i colori delle case, eccetera, eccetera. Mentre successivamente arriveranno altri album che già possiamo vedere qui all'interno della copertina, che arriveranno a maggio 2023, quindi a maggio avremo quello dedicato alle creature fantastiche, che io non vedo l'ora di avere tra le mani, mentre poi a luglio arriverà quello dedicato al castello, quindi tutti i suoi segreti, tutte le sue camere, i fantasmi del castello, eccetera, eccetera, e poi avremo l'ultimo che invece arriverà ad ottobre e sarà dedicato alle famiglie magiche e babbane, e ovviamente. Poi la cosa ancora più bella è che sul sito Panini, vi lascerò il link in info box, sarà possibile acquistare anche la box di cartone per poter mettere all'interno i quattro album che andranno appunto a comporre questa guida al Wizarding World. Io sono davvero super super gasato per questa cosa, mi piace tantissimo questa iniziativa e ovviamente oggi andremo ad aprire il pacchetto che contiene le 4 card limited edition che troviamo solo nello starter kit. E poi abbiamo questi due pacchetti di figurine, ma ne abbiamo ragazzi altre due scatole intere. Quindi abbiamo tantissimo da spacchettare e direi che a questo punto è meglio chiudere il becco come al solito, cambiare inquadratura e andare a sbustare un po' di figurine. Ed eccoci qui pronti a spacchettare. Intanto guardiamo il nostro album che all'interno ha già 6 figurine maxi e abbiamo appunto la professoressa Lully e poi abbiamo i tre serpeverde con Gazza, mentre da questa parte abbiamo la professoressa Kuman, la McGranit e poi abbiamo Newt Scamander e la Sala Grande addobbata a festa per la vittoria dei Grifondoro. E adesso andiamo ad aprire il pacchetto che contiene le 4 card limited edition. Molto bella questa bustina misteriosa, è quasi un peccato aprirla, ma vediamo cosa contiene al suo interno. Già intravediamo il nostro Cedric Diggory e all'interno abbiamo queste 4 card che sono una a tema Tasso Rosso con Cedric Diggory, poi una a tema Corvo Nero con Luna. E poi abbiamo Serpeverde con Draco Malfoy, Tiger e Goyle e naturalmente Harry con Edwige per la card dedicata a Grifondoro. Sono delle card appunto limited edition che troverete solo con lo starter pack che trovate linkato in info box. Ma adesso passiamo alle bustine. Queste erano quelle che abbiamo trovato con lo starter pack e poi abbiamo altre due intere box, eccola qui la prima e poi apriamo anche la seconda. Ci sarà davvero da divertirsi. Ecco qui abbiamo una montagna di pacchetti e sono molto belli anche i vari artwork. Qui ad esempio abbiamo
Silente con Harry. Qui abbiamo invece Newt con Cedric, quindi due tasso rosso. Qui abbiamo due Grifondoro, abbiamo anche Hermione e Hagrid, e poi ancora abbiamo Cho e la professoressa Kuman, Theseus e Tonks. Qui abbiamo Voldemort e Piton, quindi Serpeverde, Bellatrix e Draco, quindi altri due Serpeverde, e vediamo se ce ne sono altri. Sì, qui abbiamo anche Luna col professor Allock, e ancora credo che non ce ne siano altri, dovrebbero essere tutti qui. E quindi questi sono i vari artwork da poter collezionare, perché so che alcuni di voi collezionano anche le bustine, quindi eccole qui. Ma adesso andiamo ad aprirle tutte quante. Quindi direi di cominciare da quelle che abbiamo trovato all'interno del pack. Partiamo con Cedric e Newt e vediamo cosa troviamo in questa bustina. Cominciamo bene. Abbiamo già trovato lo stemma di Grifondoro, e poi abbiamo questa, che è una foto tratta dal film, dove abbiamo una piuma, quindi quella di Fierobecco, e la nuova Firebolt di Harry, questa tratta dal prigioniero di Azkaban. Poi abbiamo questa figurina divisa in altre due piccole figurine, dove abbiamo i Serpeverde, e poi ancora abbiamo questa, che invece è divisa in quattro figurine, che ovviamente hanno quattro numeri diversi, e invece abbiamo questi personaggi tratti dal film di Animali Fantastici. Quindi queste sono le prime figurine. Secondo pacchetto, andiamo su Grifondoro, quindi Silente e Harry, e vediamo chi troviamo. Ovviamente abbiamo trovato Silente, e poi abbiamo questa qui che già avevamo visto, e poi il Macusa, quindi il congresso degli Stati Uniti, congresso magico, e poi questa qui. Ok, sono stato un pochino sfortunato, due le avevo trovate prima, ma abbiamo ancora tantissimi pacchetti da aprire, questo è il bello delle figurine. Ecco qui, passiamo a Corvo Nero e abbiamo trovato Draco. Sono davvero enormi queste figurine. Abbiamo Draco, così Metal, molto bella, Xenophilus Lovegood, ancora Xenophilus Lovegood con i doni della morte, e poi altri quattro insegnanti. Abbiamo Piton, Lumacorno e Gazza con la Umbridge. Molto molto bello questo pacchetto. E adesso andiamo su Luna, quindi Corvo Nero. Ecco, qui abbiamo anche i simboli, non li avevo visti, quindi Serpeverde, Grifondoro, Tasso Rosso, anche sulla bustina. E vediamo cosa c'è. Stemma di Grifondoro, e poi Allock, Macusa e quattro oggetti che fanno parte di, appunto, la casa di Corvo Nero. Adesso pacchetto Serpeverde, vediamo cosa troviamo in questo. Abbiamo trovato lo stemma Metal di Tasso Rosso, che non avevamo, Voldemort, la Umbridge con Narcissa, e poi abbiamo queste quattro figurine dedicate al Calice di Fuoco. Quindi pacchetto fortunatissimo. E adesso Tasso Rosso, o Tasso Frasso, ma è Tasso Rosso, e abbiamo la professoressa Lally, poi abbiamo Cedric, e poi ancora la Coppa di Tasso Rosso con Cedric e Silente, e poi qui abbiamo quattro personaggi di Serpeverde. Abbiamo il piccolo Tom Riddle, Narcissa, Piton e il patto che viene fatto tra Piton e Narcissa. Restano altri due pacchetti, passiamo a quello di Grifondoro con Hagrid e vediamo chi c'è all'interno. Abbiamo la Metal di Silente, e poi abbiamo la Sala Grande a Festa. Qui abbiamo Fierobecco e la Lezione di Volo, e poi abbiamo lo Smistamento del Primo Anno. Molto molto belle queste quattro. Ultimo pacchetto tra quelli tutti differenti, e qui invece abbiamo, bellissimo, questi sono i nuovi artwork dedicati alle quattro case, che mi piacciono molto. Questo è quello di Corvo Nero, ed è col motto, e mi piace moltissimo, ed è Metal. E poi abbiamo questa con Xenophilus e Luna che ballano, e poi gli studenti di Serpeverde con la Sala Comune,
E poi ancora lo smistamento. Comunque, molto molto bella questa qui. Direi di aprirne ancora una. Apriamo questa qui con Cedric. E poi aprirò tutte le altre. Vi farò vedere tutte le figurine più belle che avrò trovato. Perché altrimenti questo video durerebbe 20 ore. Qui abbiamo trovato lo stemma di Serpeverde. Quindi ci manca solo Tasso Rosso. E poi Luna. E poi altre due figurine di Serpeverde. E poi qui abbiamo sempre le nostre donne di Animali Fantastici. Ragazzi, restano ancora tantissimi pacchetti da aprire, quindi adesso li aprirò off camera e vi mostrerò tutto quello che ho trovato. E rieccomi qua, ragazzi, sono passati pochi secondi per voi, ma un'eternità per me perché ho aperto 50 bustine. E ho suddiviso tutte le figurine per tipologia, quindi quelle là intere, quelle maxi, quelle divise in due, quelle là invece metal e quelle divise in quattro. E qui ho selezionato per voi quelle più interessanti, secondo me. Ecco che abbiamo questa metal di Hagrid, che mi piace un sacco. Poi abbiamo questa con i quattro stemmi delle case, però in versione Quidditch, molto molto bella. Poi abbiamo il castello di Hogwarts e poi ancora Vitius Metal, guardate che bella. E poi ancora Flare Metal e poi Tina, queste sono tutte metal. E poi abbiamo anche Cedric Ballo del Ceppo e poi ancora questa con due Tonks e Moody e poi abbiamo anche questi due simboli di Tasso Rosso e poi ancora questo motto di Serpeverde. Questi sono nuovamente una variante degli stemmi delle quattro case. E poi ancora il motto di Tasso Rosso, la signora grassa, molto bella. E poi Victor Krum Metal. Qui abbiamo nuovamente i quattro animali delle case. E poi ancora Tina. E qui invece abbiamo quattro figurine a tema Quidditch di Grifondoro. E poi Tina Metal, scusate, Queenie Metal. E poi abbiamo Tasso Rosso con gli stendardi. E poi ancora la professoressa Sprout in versione Metal. E poi Draco. E ancora il logo di Durmstrang. Abbiamo Flare in versione Metal. Il motto di Grifondoro, lo stemma di Bubaton e le studentesse di Bubaton. E poi qui abbiamo nuovamente Tina, l'ho messa due volte. Questa a tema natalizio con i ragazzi che giocano agli scacchi magici mi piace tantissimo, molto molto bella. E poi ancora qui abbiamo Lethal Strange e poi i professori Vitius e il professor Raptor. Abbiamo questa metal di Piton. E ancora quattro studenti di Grifondoro e siamo tornati ad Hagrid. Ma queste ovviamente sono solo alcune delle figurine che ho trovato. Adesso, ragazzi, torniamo con le conclusioni finali. E riecco qui il mio bel faccione, ragazzi, e il nostro meraviglioso album. Io naturalmente sono curiosissimo di sapere voi cosa pensate di questa nuova raccolta che è appunto suddivisa in quattro album, quindi una novità che a me sta prendendo tantissimo. Naturalmente, ragazzi, sotto nei commenti potete utilizzarlo anche per scambiare tra di voi le figurine, potete seguirmi anche su Instagram e chiedermi tutto quello che volete, anzi anch'io ho diversi doppi ovviamente, quindi potete contattarmi tranquillamente anche su Instagram antonio.serie. Ovviamente seguite anche Panini, figurine Panini, vi lascio tutto sotto in info box e adesso a me non resta che fare la cosa più bella in assoluto, passare almeno un'oretta ad attaccare le figurine ed io che sono ossessivo starò lì ad attaccarle nel modo più preciso possibile perché mi piace che siano tutte belle, dritte e attaccate per bene, quindi non vedo assolutamente l'ora. Ragazzi, detto questo, io vi saluto e vi do appuntamento prestissimo con tante altre novità. Ciao!